Il profeta Geremia è certamente un profeta poco dolce. Ci sono altri profeti che dicono cose anche piuttosto dure, flagellanti, ma forse con un linguaggio un po' più, tra virgolette, addolcito. Geremia no, è uno che va dritto. E io credo che oggi abbiamo bisogno di qualcuno che vada dritto e che ci dica le cose come stanno. Perché, vedete, è che in un certo senso ci faccia anche soffrire, in un certo senso ci faccia dispiacere. E molte volte, guardate, come diceva un grande uomo, testimone dell'amore ai lebbrosi, Albert Schweitzer, morto nel 1965, anche biblista, scriveva: se non direte mai cose che facciano dispiacere a qualcuno, non potrete affermare di aver sempre detto la verità. La verità fa male quando si dice, ma è la verità. E la verità, quando ci viene detta, anche se ci dà fastidio, però poi ci aiuta, perché vedete, per rinascere, per rinnovarci, dobbiamo sempre soffrire. Noi siamo abituati in una società dell'avere tutto, subito, senza impegno, senza fatica, e purtroppo questo ci sta portando a svuotarci dentro, ci sta portando a morire dentro, ma soprattutto sta portando noi adulti, incapaci ormai di essere veri educatori, direi di essere educatori profetici, a uccidere i nostri giovani, a uccidere i nostri ragazzi. Se li vogliamo salvare questi ragazzi, facciamo funzionare anche l'amore che sa dire la verità e sa dire no e sa dire sì. Geremia scrive: i capi del mio popolo pretendono di curarne le ferite, ma solo alla leggera, e dicono tutto bene, anzi molto bene, eppure bene non va. Geremia, capitolo 6, versetto 14. Non so se da voi si dice, ma dalle mie parti si dice che il medico pietoso fa la piaga, praticamente, fa nascere nelle piaghe i vermi, cioè non cura. Noi molte volte non abbiamo il coraggio di dire la verità, di guardare in faccia la verità, e vogliamo sempre addolcire tutto, vogliamo sempre nascondere tutto. Ma non va bene, perché ignorare la gravità di una qualsiasi situazione non ci rende né credibili e né testimoni della profezia della verità a cui noi siamo sempre chiamati. Ci vediamo domani. Pari Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.